La preoccupazione è altissima. Dopo la ventilata ipotesi di chiusura del palazzetto di Mugiò, dove ormai la struttura è arrivata a un livello di degrado inaccettabile, le società sportive che operano nel palasport di Via Sportivi Comaschi rischiano di trovarsi in difficoltà. Anche la possibilità di spostare partite, corsi e allenamenti in un'altra struttura, come hanno ipotizzato il sindaco Mario Lucini e l'assessore all'edilizia pubblica Daniela Gerosa, viene vista con diffidenza dal momento che le attività della stagione sono già iniziate da un paio di mesi. Significherebbe quindi rivoluzionare le abitudini di centinaia di atleti. 11 le società che fanno capo al palazzetto di Mugiò, che operano in svariati campi sportivi, basket, judo, karate e boxe. I vertici della società Ginnica 96 vedono con difficoltà anche l'ipotesi di spostare corsi e allenamenti. Spostarsi da un'altra parte, che è la cosa che si sente dire in questi giorni, è praticamente impossibile. Per noi assolutamente impossibile, vorrebbe dire chiudere. A Mugiò, in particolare la ginnastica artistica, ha bisogno di tantissime attrezzature. Ecco, quindi l'appello al comune qual è? L'appello è senz'altro non chiuderlo e trovare qualunque soluzione alternativa.